accidenti. La seconda volta è proprio perché si sente lo stesso. Mi sentite? Sì, sì. Dicevo, sono onorato di essere stato invitato per la seconda volta alla conferenza sul software libero. Come ha fatto Renzo Tavoli, presentandolo di Cosmo e scusandolo per il fatto che gli errori di italiano che poteva fare per via del fatto che viveva in Francia, io mi scuso perché sono cresciuto in Ticino e quindi ogni tanto ho delle espressioni un po' ticinesi, con due basoni, quindi comprendete, ho queste origini. La ragione per cui sono stato invitato qui a parlare a questa conferenza è perché negli scorsi anni, insieme a Francesca Terri, abbiamo realizzato tre video, qui sono tre fotogrammi di questi video, che parlavano di software libero. Il primo nel 2007, in alto, intitolato Gli ultimi guida il cerchiato esuberante, dove veniva presentata la distribuzione con Linux Ubuntu e quali sono le ragioni del software libero, in particolare per la pubblica amministrazione e per le scuole. E poi nel 2008 due programmi più diciamo pratici, dove venivano presentati Firefox e Thunderbird. Il primo si intitolava Firefox il browser di fuoco e il secondo Thunderbird il rapace delle mail. Non ve li farò vedere i video perché non abbiamo il tempo per farlo. In ogni caso sono scaricabili con licenza aperta nei più disparati formati direttamente dal sito diasco.ch, ma comunque vi rivelerò alla fine. E poi, perché visto che è un'occasione in cui si ritrova qui in carne ed ossa, la mia idea è quella di lanciare anche delle piccole provocazioni partendo da quella che è stata la nostra esperienza nella produzione di questi video e avere magari un feedback da voi su queste problematiche. Dunque, direi di andare avanti così in questo intervento. Faccio una breve ricapitolazione di quella che è stata la nostra esperienza nella produzione e nella realizzazione di questi video, da cui poi siamo preso spunto per queste varie riflessioni. Ci poniamo la prima domanda: serve il video per la divulgazione del software libero? E la risposta l'abbiamo già accennata: sì, serve, ma ci sono delle cose di cui tener conto e le racconteremo. Poi ci sono i tre punti caldi che vorrei discutere con voi, e cioè nella produzione di video che parlano di software libero bisogna utilizzare solo strumenti open, solo video software libero. La seconda domanda è come collaborare, quindi come scrivere anche con una dinamica simile a quella del software libero, dei video che parlano di software libero, quindi in modo partecipato, se è possibile, almeno noi ci abbiamo provato quali sono stati i problemi, che abbiamo dovuto risolvere, La domanda ottica che si ripresenta sempre, forse meno adesso nel campo dell'informatica, ma negli altri campi in cui si parla di cultura digitale, quali saranno i modelli di business per sostenere simili produzioni e poi quali sono poi i progetti del futuro, e chiaramente da voi ci sono anche e più. Allora, comincerei appunto con una ricapitolazione di quella che è stata la nostra esperienza. Il primo video è sentito da Gli ultimi guida il cerchiato esuberante, che abbiamo realizzato e pubblicato il 12 luglio del 2007, durava circa 16 minuti e 24. È stato realizzato grazie a Dark Polaris TV, che è una piccola web TV senza pubblicità di Modena, che ci ha finanziato per un anno in modo molto filantropico nello sviluppo di una serie di video, perché poi noi abbiamo realizzato video sul software libero, però abbiamo anche realizzato una serie più in generale di documenti video in cui affrontavamo le questioni legate alla tradizionale proprietà intellettuale, quindi sulle, parlando di libertà intellettuale. In questa serie abbiamo inserito questo video, appunto che dicevo prima, sì, introducevamo la licenza, la distribuzione.
e ha ottenuto, abbiamo stimato i, diciamo, le persone che hanno visto questo video finora in 80.000 persone. Diciamo 80.000 persone sono quelle che più o meno siamo riusciti a tracciare noi rispetto alla, ai quanti click sono stati fatti attraverso il nostro sito, su YouTube, su BPD, dove noi abbiamo caricato il video e ritrovando alcuni siti dove il video era stato ripreso e caricato indipendentemente. Non sono calcolati, per esempio, gli scaricamenti che sono avvenuti in torrent, non sono calcolate le volte che il video è stato presentato in presentazioni pubbliche, oppure le piattaforme che non ci danno risultati sulle visite. Giusto, piccole dati, quanti di voi l'hanno visto? Anche distribuito. Sono contento, bene o male sapete tutti più o meno sanno di che cosa sto parlando. Allora, qui c'è stato un passaggio dal primo video agli altri, perché la collaborazione con Aquiris non si può proseguire, non c'erano più risorse finanziarie per farlo, quindi ci siamo ritrovati senza materiale tecnico realizzarlo, senza soldi, e proprio nel momento in cui avevamo iniziato a pensare di scriverlo in modo collaborativo il video successivo. Abbiamo cercato di necessità di far virtù e quindi ci siamo inventati il format del team leader, che è un format che, nonostante ha fatto il video finale abbia una risoluzione più elevata di quelle delle normali telecamere digitali attualmente in commercio, un video che ha una risoluzione di 800x520, è realizzato semplicemente utilizzando una webcam, una semplicissima, stupidissima webcam. Abbiamo costruito una filiera in modo tale che si potesse riuscire a realizzare un video di qualità con pochi strumenti, e abbiamo poi anche avviato quello che noi abbiamo chiamato un cantiere, cioè abbiamo aperto un wiki nel nostro sito e abbiamo cercato di collaborare con chi volesse a costruire insieme la puntata. Quindi abbiamo presentato il progetto alla scorsa conferenza sul software libero che si è tenuta a Trento nel 2008. In quell'occasione l'Italian Linux Society ha dato fiducia al progetto e ha deciso di sostenerlo, e così abbiamo messo l'obiettivo di riuscire a produrre questi due video entro il Linux Day del 2008. Così è stato, abbiamo lavorato durante l'estate, molti problemi tecnici, anche di coordinamento, anche le cose più semplici come coordinare e gestire gli inviti, come gestire la propria comunicazione con persone che si sono aggiunte e che non abbiamo mai visto, e insieme si è creato una piccola squadra di lavoro e siamo riusciti a realizzare questi due video. Sono andati abbastanza bene, abbiamo stimato, queste sono le persone che hanno visto, ma torneremo su questo aspetto, c'è una differenza di ordine di grandezza non indifferente se il video è più recente. Per quanto riguarda poi la puntata, per quanto riguarda la puntata Firefox browser di fuoco, abbiamo fatto anche un altro esperimento. Innanzitutto, grazie ad altri amici, ad altri collaboratori, abbiamo sottotitolato in diverse lingue il video e poi abbiamo fatto anche l'esperienza di provarlo a doppiare in spagnolo, e quindi esiste anche il Firefox e la Vega del Fuego in spagnolo, e lì ritorneremo su quelli che possono essere i problemi di distribuzione. In progetto ci sarebbe piaciuto continuare con questa serie, chiaramente bisogna capire quali sono le disponibilità, soprattutto di tempo per poterlo fare. Adesso il progetto è un po' fermo, ma l'idea è quella di continuare, e c'è in cantiere una prossima puntata su OpenOffice.org. Chiaramente bisognerà vedere quanto tempo discorrerà per realizzare, ma sarebbe bello riuscire a realizzarla entro i prossimi mesi, ma ci troveremo comunque su questo. Allora, direi di passare al primo punto. Il video serve? Diciamo che, visto i nostri risultati, sì, abbiamo ricevuto veramente decine, centinaia di mail di persone che ci hanno ringraziato, che hanno preso il
figlio, che l'hanno distribuito, che, o che l'hanno visto privatamente e hanno deciso di installare un Linux dopo aver visto il video. Quindi secondo noi sì, l'utilità l'ha avuta, quindi non ci sono dubbi su questo. Però c'è un però. Il però è che produrre un video con una certa qualità ha dei costi, anche se magari i costi non sono materiali, è c'è un costo minimo, lo sforzo minimo del tempo necessario. Io ho stimato che per esempio per realizzare una delle pinguide, una sola delle pinguide, io stesso ho dovuto impiegare circa 200 ore di lavoro. Però uno può dire, fare nel tempo libero, posso valutare pochissimo il mio tempo, però c'è uno sforzo. E a questo punto si innesca un ragionamento che noi abbiamo affrontato più volte. E se ne vale la pena, perché comunque sono 200 ore di impegno. Quindi se vogliamo sapere, il ragionamento è questo: se io impiego 200 ore solamente io per realizzare un video che vedono 200 persone, sono 5 minuti di video, se io dedicavo a ogni singola persona un'ora, forse era molto più efficace, riuscivo a rispondere magari alle esigenze più puntuali. Quindi bisogna tenere conto che il video deve avere una distribuzione, deve avere un'efficacia, altrimenti non è giustificato il tempo. E quindi la domanda fondamentale da porsi, la prima domanda da porsi, è quella di chiarire, di definire a chi ci si rivolge. Questo significa ragionare sul linguaggio da usare, sulle esigenze che le persone che ascoltano hanno. Se mi rivolgo a degli specialisti è diverso che se mi rivolgo a delle persone che non hanno mai acceso un computer, è diverso che mi rivolgo a persone che invece usano un computer con un certo sistema operativo. Quindi è importante tenere conto delle diverse esigenze delle persone. Quindi capire il linguaggio. Il secondo punto, il fondamentale, è che il video non deve invecchiare. Se faccio un video che mi parla di una cosa che dopo una settimana è sorpassato, rischio che poi faccio uno sforzo e avrà un pubblico comunque limitato. Per esempio, lo mio pinguino cerbiatto esuberante si riferiva al cerbiatto esuberante, la versione 7.04 di Ubuntu. Chiaramente poi ogni tanto qualcuno ci ha scritto perché non lo aggiornate, che ci vuole un più tempo. Quindi, però diciamo che ancora quel video era molto fresco. Non so, con Firefox parliamo della 3.0, se esce da 4.0 forse il video inizia a diventare un po' sorpassato. Un altro aspetto importante è che bisogna, una volta realizzato un video, bisognerebbe prima forse di cominciare a realizzare un video, pianificare una distribuzione. Troppo spesso si pensa che io prendo qualcosa, lo metto su internet e questo se ne va per i fatti suoi. Non è vero, io posso mettere qualcosa in internet e tenermelo lì sul mio sito e non lo vedrà mai nessuno. Bisogna sempre di più cercare di sbloccare questa risorsa, cioè di dare almeno un là al video. Poi internet trova delle dinamiche strane, poi le persone che contatti non ti rispondono e il video va per altre vie che non ti immaginavi nemmeno. Però è importante pianificarlo e cercare di fare uno sforzo per diffondere il proprio lavoro. Questo poi ha un grosso impatto sul punto che vedremo più avanti, sul tipo di formati di distribuzione da utilizzare. Un altro punto che ci sembra molto importante è quello che noi adesso chiamiamo del contesto integrato. Cioè, noi abbiamo ricevuto una marea di commenti di persone che ci chiedevano: bellissimo, uno era forse il massimo, diceva: bellissimo il vostro video, ci è piaciuto tantissimo, ho subito installato un Linux, bellissimo, bellissimo, solo che ho un problema con un po' di punti esclamativi, non mi funzionano più i file Excel. Questo è così, ne sono successe con quello che ti scrive: io ho una scheda grafica Acer, mi conflitta con l'interfaccia, come lo risolvo? E che ne so? Che ne so io? Allora, l'idea del contesto integrato potrebbe essere quella che un video che promuove un software
dovrebbe forse inserirsi meglio in un contesto in cui si possono anche dare dei riferimenti di aiuto. Per esempio prima c'era una candidata che aveva aderito alla campagna, caro candidato, che diceva appunto che non ci sono, noi aderiamo anche al sostenibile, però qui qualcuno ci deve aiutare a risolvere certi. Quindi questo aspetto è molto, molto importante. Poi abbiamo aggiunto due altri aspetti che sono dei punti aperti. Bisogna in un video informare o bisogna emozionare? Per dare un'idea di cosa significa informare, significa l'esempio tipico è uno screencast dove io dico allora vai sul menu, clicca e si apre, cioè sono lunghissimi, però sono molto preciso e spiego esattamente cosa devo fare. Dall'altra parte i video che funzionano sono quelli tipo spot, ti do ti lascio passare qualcosa a pelle e poi mi affido ad altri mezzi per spiegarvi come questa cosa funziona. Noi ci siamo collocati diciamo a metà, abbiamo sempre cercato di essere abbastanza precisi in quello che dicevamo, nel limite dello spazio di produzione di un video, cercando però di dare almeno qualche battuta e rendere un po' accattivante il video. Un altro aspetto che per noi è stato interessante analizzare è quello del rapporto fra etica e pratica. Diciamo che nello studio che abbiamo cercato su Grande abbiamo puntato molto sull'aspetto etico, cioè perché è importante usare il software libero, perché il software libero deve essere promosso. Invece negli altri due abbiamo cercato di intaccare quella paura, quel timore che il software libero sia complesso e quindi abbiamo cercato di dare degli elementi per dire guardate questo software fa questo, 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 lo fa bene, forse lo fa meglio di altri software, quindi vale la pena almeno tentarci. Quello che abbiamo notato è che forse i video che toccano l'aspetto etico piacciono di più, e forse si distinguono di più quei tic del primo video rispetto a quelli più tecnici sull'ambito arriviamo adesso all'aspetto più controverso di tutti. Per la realizzazione di video che parlano di software libero, devo utilizzare solamente strumenti e software libero? Allora, vedo delle... No. E dovevo dire sì, se no diventa un suicidio. Perché i problemi possono essere diversi. Allora, innanzitutto va riconosciuto la forza delle persone che riescono a realizzare solo con strumenti, però non è sempre così semplice questo passaggio. Noi abbiamo evidenziato diciamo due sono i problemi principali. Uno è l'efficacia del software, diciamocelo, il software concorrente libero Cinelerra non è forse così efficace in tutti gli aspetti come i software proprietari utilizzati professionalmente. Stanno cambiando le cose, il software libero Cinelerra, in particolare quel prossimo Lumiera che presto sarà libero, sicuramente offriranno molto e sempre più vicino a quello che offrono i software proprietari. Però per esempio un ostacolo molto banale che noi abbiamo dovuto superare, noi abbiamo macchine piuttosto vecchie su cui lavoriamo, Cinelerra richiede molta RAM. Noi questa non ce l'abbiamo, quindi ci sono piccoli passi che a volte devono essere fatti. C'è un altro aspetto che però è molto più determinante, è quello delle conoscenze pregresse, perché spesso per chi lavora professionalmente in un campo non si può non tenerne conto, ha costruito una sua filiera di lavoro e il fatto di sostituire quella filiera di lavoro non è così semplice. Molte volte per aspetti nascosti, ed è questo secondo me un punto che bisogna sempre riconoscere. Non è il fatto di, possiamo fare una comparazione fra il pacchetto classico della Microsoft, di Office, di OpenOffice, questo fa la stessa cosa di quell'altro. Il problema molte volte è che una persona che usa professionalmente un software ha
ha sviluppato tutta una serie di strategie che vanno al di là del software stesso, lo usa anche in un modo magari improprio ma efficace, e deve convergere tutte queste conoscenze in un altro, applicativo, in un'altra filiera di lavoro. Il software non è mai un solo, deve combinarsi con altri, quindi richiede uno sforzo, va fatto, si deve cercare, è importante riuscire ad essere il più possibile coerente con quello che si dice, ma non si può negare che questa cosa richiede comunque l'impegno dell'energia. Un esempio che si potrebbe fare è: se io faccio un convegno di ambientalisti, non posso non invitare delle persone perché queste devono venire in auto e allora sono antiecologiche, allora devo stare a casa perché allora c'è un problema. Un altro aspetto legato agli strumenti open è i formati di diffusione. Chiaramente non c'è dubbio che i prodotti devono essere rilasciati con formati aperti, soprattutto i classi, adesso cui un po' tutti spingono, l'OGG è un corrente ora. Non c'è dubbio che appunto si devono mettere a disposizione i formati aperti, però spesso, cioè, un video che parla di software libero dovrebbe parlare di software libero, non a chi usa software libero e formati aperti, dovrebbe parlare a persone che non lo usano, e quindi bisogna purtroppo fare lo sforzo di usare quei formati per la distribuzione. Io odio Windows Media Video. Quante volte io ho cercato di non distribuire Windows Media Video e lì il professore diceva che sarebbe bello, non riesco a vederlo. E lo devi installare, è mai complicato, non ce la faccio. Ma è solo VLC installati e funziona. Non ce la faccio. Non ho quello che può succedere io, invece non ho l'autorizzazione a installare software aggiuntivo. Quindi purtroppo bisogna fare questo. Passo al punto successivo, che è la questione di come collaborare, che poi diventa la domanda: chi dovrebbe collaborare e perché dovrebbe farlo? Partiamo da questo: perché dovrebbe una persona collaborare? Diciamo che sicuramente le licenze virali sono fondamentali, il fatto che qualcuno partecipa perché sa questa cosa, rimane in circolo, esattamente nel mondo di lavoro, perché non so, questo è scontato. Le ragioni, sulle ragioni che hanno spinto le persone ad aiutarci, l'aspetto etico è sempre stato predominante. E ho scritto appunto non ludico perché non è divertente. Bisogna richiedere molto impegno, lavorare con un video, molta pazienza, non è un lavoro, cioè non c'è un ritorno diretto in questa partecipazione. Ed è importante, secondo quello che abbiamo notato, la fiducia, cioè se la, diciamo che la collaborazione su questi due video è avvenuta perché le persone che ci hanno aiutato avevano fiducia che noi avremmo avuto un impegno sufficiente nella realizzazione dei video. Questa cosa non è scontata. Il fatto è che il video, a differenza di altri progetti collaborativi, se viene lasciato a metà è difficile riprenderlo. Cioè deve essere un progetto che nasce, si sviluppa, si concretizza poi in un tempo abbastanza ristretto. I punti importanti che secondo noi sono da affrontare in questo ambito sono comunque una difficoltà nella suddivisione dei ruoli. Per esempio, è interessante, chi di voi ha seguito la presentazione di Cosmo questa mattina, appunto spiegava come in ogni processo ci sono forse quasi tre fasi. Prima di arrivare alla fase bazar bisogna partire da una fase cattedrale, cioè un momento di transizione, per poi arrivare a una fase di davvero condivisione e partecipazione. Noi stiamo cercando di superare la fase cattedrale e andare verso una gestione un po' più aperta dei progetti. Passiamo a un altro aspetto, chiaramente. Quello che abbiamo notato è che la collaborazione non riduce il tempo di realizzazione, che rimane uguale, anzi forse può diventare un po' più lungo, ma chiaramente la qualità è la cosa. Punto successivo, se rende, ma chi paga? È la questione sempre del modello di business, che diciamo è abbastanza risolta in ambito informatico, almeno ci sono delle
in campo, quindi la realizzazione di prodotti artistici, come il video per esempio, la questione non è così, così evidente. Allora, noi abbiamo analizzato un po' questa situazione e abbiamo costruito questo schema dove, diciamo, può essere letto così, ci sono degli attivisti che decidono che debba essere fatto un prodotto di un certo tipo, ci sono delle persone che lo realizzano e ci sono delle persone che lo guardano, che lo usano. Seguendo poi anche questi due soggetti che sono disposti alla pubblicità, si possono, secondo me, così identificare quelli che possono essere i modelli di business. Può essere una produzione dal basso, quindi sono delle persone che si organizzano per produrre un certo video, e la situazione in cui ci siamo trovati noi con Ilse, che ci ha aiutato a coprire le spese della produzione di questo video. Può essere uno sponsor con un aspetto, diciamo, più filantropico, crede in quello che alcune persone vorrebbero realizzare, quindi aiuta, per noi è stato Aquiris, quindi perché altrimenti indietro si è finanziato nella posizione di un ente più grande, non potrebbe essere un ente pubblico. Possono essere gli stessi realizzatori che finanziano il lavoro, che è un po' la situazione in cui ci troviamo adesso, facciamo, io mi occupo di realizzare i video, li realizzo volentieri perché secondo me sono necessari, ma nello stesso tempo la realizzazione dei video diventa la mia professione, quindi come fatto di riuscire a realizzare un video di questo genere significa dimostrare di essere capace di realizzare un prodotto di qualità, quindi diventa una specie di autopromozione. Cioè, ci può essere la pubblicità, quindi si inserisce sul video un po' parassita e finanza di ripresa. Chiaramente quindi gli aspetti etici sono rilevanti, parlare di software libero, la pubblicità potrebbe immaginare, non è troppo coerente, o potrebbero essere i destinatari quando un modello si regge su donazioni o sul acquisto di gadget, del DVD, del supporto. Thank you.
Tu hai detto giustamente che dobbiamo comunicare, si deve comunicare a chi non usa il software libero. Ed è quello che noi come associazione abbiamo fatto. Dirò un'eresia, la nostra strategia di comunicazione ignora totalmente gli utenti di software libero. È totalmente come linguaggio, come contenuti, come è totalmente puntato sugli utenti di software proprietario. Per il nostro target non siete voi. Adesso voi chiaramente OpenOffice lo conoscete, ma il motivo per cui adesso, io sono presidente dell'associazione da qualche mese, ma sono anni che mi occupo del marketing, sono anni che vado ai convegni, io mi occupo di OpenOffice, che cos'è OpenOffice? Sono due o tre anni che mi occupo di OpenOffice. Ah sì, l'ho visto, l'ho sentito, eccetera. Noi siamo arrivati oggi, abbiamo circa 400 articoli sulla stampa, soprattutto online, perché è quella che ci interessa mese. Tanto per darvi un parametro, Office è circa il 10% superiore a noi. Negli altri paesi è superiore del 90%. L'Italia è l'unico paese dove le ricerche di Google su Open Office superano le ricerche di Google su Microsoft Office. L'italiano è la lingua in cui Open Office viene scritto di più all'interno di Google. Questo perché siamo andati su quelli che non usavano il software libero. Adesso comunque voglio dire, chiaramente c'è totale rispetto di chi utilizza il software libero, però il problema è che la comunicazione deve essere fatta su chi ignora il software libero. Chi ignora il software libero, non scusate, ma non gliene frega niente degli aspetti tecnici, ma meno di nulla. Se uno tenta di spiegare che usa il software libero perché ci sono gli aspetti etici, questo è uguale, dopo 30 secondi. Ci vuole la... bisogna parlargli secondo i loro modi di espressione. E questa è stata una delle chiavi che abbiamo raffinato nel corso del tempo di comunicazione. I nostri comunicati sono comunicati che sembrano comunicati di prodotto scritti da Microsoft, identici. E quindi chiaramente questo è uno stimolo, visto che tu pensi di fare qualcosa legato a OpenOffice, perché non fare qualcosa che dura veramente 90 secondi e è virale per qualcuno che non è mentalizzato sul software libero, e quindi più di 90 secondi di attenzione difficilmente te li darà. Allora, sono due problemi interessanti che allora il primo è sulla questione dei 90 secondi. Noi non facciamo pubblicità, non è il nostro lavoro, quindi bisognerà affidarsi a persone che si occupano di prodotti di tipo pubblicitario per la realizzazione di questo tipo di titolo. Quindi questo è un primo aspetto sul perché noi non sceglieremo mai di fare dei video per 90 secondi. La seconda ragione invece sulla questione dell'aspetto etico, noi ci abbiamo pensato e un'idea ce la siamo fatti che non è concorde sul fatto che l'aspetto etico può essere lasciato perdere. Allora, innanzitutto, perché se fosse lasciato perdere, allora stiamo parlando di non avrebbe senso, non avrebbe lasciato perdere, è il messaggio che dai. Però noi abbiamo proprio cercato di fare questo sforzo, cioè abbiamo detto nell'ognuno più che noi cerchiamo di superare, abbiamo toccato gli aspetti etici. Quindi chi vuole va a rivedere quel video e gli sono toccati. Adesso cerchiamo di rompere la paura che il software non sia funzionale e che sia difficile, glielo facciamo vedere, quindi sia in tanto che in Firefox elenchiamo le cose che sa fare, le cose che sa fare bene, le novità, le chicche nascoste, la facilità d'uso, la personalizzazione, cioè tutte queste cose che possono interessare a lui. Allora effettivamente chi lo vede ha trovato interessante il video e anche ha trovato degli spunti. Però il problema della diffusione attraverso internet è l'aspetto virale. E questo significa però dover riuscire a farsi alleati delle persone che sono fondamentali nella distribuzione. Se io faccio un video, la critica che noi abbiamo ricevuto in alcuni contesti a YouTube, alle due minute, è stata quella, ma questi sono un po' degli spot. E abbiamo avuto due effetti. Uno è che nonostante noi avessimo contattato la Mozilla Foundation dicendo che abbiamo fatto questi video, possono essere ripresi liberamente, sono sottotitolati e così via, non abbiamo avuto nessuna risposta. Cioè proprio nessuno ci ha calcolato.
i blogger non si sono riconosciuti in uno spot dove si misuravano le prestazioni di Firefox. Rimanevano spesso delle discussioni, sì, ma lui dice che la distribuzione è del 40%, però io ho statistiche del 35%, che non serve a niente, non parla nessuno per questa cosa. E invece in quello di il pinguino cercato esuberante, cosa succedeva? Che molte persone che si interessano al software libero finalmente avevano un materiale conciso che poteva riuscire a presentare qual era un nuovo punto di vista. Poi niente sostituirà il contatto della persona che spiegherà come funziona il software, perché un video non risolve i problemi. Uno non è che vede un video e si installa il software, a meno che è un genio, è dotato e riesce a farlo. Però sarà sempre necessario, è fondamentale quindi la presenza dei blog sul territorio, ma di anche di professionalmente lavora in questo campo, che quindi sia di pronto, che dia delle soluzioni anche viventici, quindi guadagnandoci, ma che siano anche commercialmente accettabili. Si può chiedere a un privato di 900 euro all'ora per una consulenza per installare Linux. Però per noi è stato fondamentale capire che, per questo l'idea con cui vorremmo costruire la prossima Pinguida è riprendere un pochettino questi aspetti etici, proprio perché solo così potremo trovare delle persone alleate che si ricredono e che ci aiutano a distribuire quel video e quindi il messaggio che contiene all'interno. In questo senso è vero, l'aspetto pratico è fondamentale, è stato utile per noi realizzare questo video, però c'è una qualcosa che è un po' più profondo, non è una semplice, non possiamo metterla solamente a corto termine, mi conviene più questo o mi conviene più quello, perché se la mettiamo su questo termine il rischio è anche quello di perdere e poi di non vedere quelli che possono essere i vantaggi invece sul lungo termine. Sì, tu sai che io sono entusiasta del tuo lavoro, ma non sarei che lo ricordo. A me piacerebbe, dato per scontato che l'obiettivo anche di questo tipo di mente di comunicazione è chi non conosce. Mi piacerebbe riuscire a trovare un sistema che probabilmente poi coinvolge molti attori, non coinvolge solo il tuo lavoro, per superare i 100.000 click. Io sono rimasto molto sorpreso dal crollo di click che poi sono divisi in quei conteggi lì. Ma perché non ci sforziamo un attimo per trovare un modo, o un canale, o una forma, o qualcosa, affinché per il Linux Day riusciamo a fare un evento con un video che superi i 100.000? Io non so dirti qual è la strada giusta, potrebbe essere Facebook, adesso appunto io che si può guardare Facebook o altri strumenti eccetera, proprio per arrivare a coinvolgere il 99% delle persone che oggi non usano Windows. Sì, e questo è uno degli aspetti che avevo toccato nella questione della distribuzione per promuovere il software libero attraverso il video. È fondamentale pianificare già prima la distribuzione, cercare di costruire una rete di contatti prima di finire il video, perché sennò il rischio è quello di, come ci siamo trovati troppe volte noi, di concludere il video e dire ok, adesso cominciamo a capire chi dobbiamo contattare, però questo ritarda tutto enormemente, tenendo sempre conto che ci sono dei tempi naturali di diffusione, cioè la diffusione non avviene mai nel giro di 1, 2, 3 settimane, e per cui i video non possono mai invecchiare con più fretta, ma c'è proprio un tempo fisico in cui bisogna arrivare a una massa critica tale per cui il video si diffonda spontaneamente. Però avvengono queste cose curiosissime ed è difficile molte volte aprire certi canali. Abbiamo contattato 3-4 volte la comunità di dire che esiste questo video, e in un caso di Linux uno dei ragazzi che aveva contattato in un forum la comunità è stato sgridato perché l'aveva fatto nel posto sbagliato e il video non è stato calcolato. Allora, poi dopo abbiamo scoperto che in un'altra discussione qualcun altro per altre vie aveva saputo dell'esistenza di questo video.